Senza barcode con Liberi TV all'Hotel Bolivar. Continuiamo la nostra ricerca speciale elezioni 2013 con un ospite oggi di Forza Nuova, Roberto Fiore. Ciao Roberto. Salve, io sono Roberto Fiore, 53 anni, segretario di Forza Nuova e sono candidato premier per queste elezioni. Roberto Fiore è diciamo un personaggio molto noto della politica italiana, fondatore e cofondatore di Forza Nuova. Abbiamo forse delle idee un po' contrastanti, seguendo quello che è Senza Barcode, ma Senza Barcode è questo che voglio ricordare: la possibilità di parlare e di avere vedute differenti. Noi nasciamo verso ottobre sulla scia del divorzio breve e dei padri separati. Chiedo a te cosa ne pensiamo, cosa ne pensate di divorzio breve, di coppie di fatto e di gay? Beh, dunque, innanzitutto io sono personalmente contrario allo stesso divorzio, vale a dire ritengo che sia fondamentale cercare di mantenere l'unità della famiglia, e dal punto di vista sociale poi devo constatare che il divorzio ha fatto molto male alle donne, forse più male alle donne che agli uomini. Detto questo, quindi nell'ambito specifico divorzio breve, chiaramente sono contrario. Io penso che la società debba farsi un bel brainwash e pensare qual è la società migliore che prospettiamo per i nostri figli. È quella che esce dal 68 con tutti i suoi frutti, compresi quelli di cui parlavo qualche minuto, oppure è una società basata su determinati principi, su un concetto di famiglia, su un concetto sociale? E questa è la risposta a cui noi cerchiamo di dare in modo anche abbastanza diciamo militante sul territorio. Per quanto riguarda i gay, il discorso è molto semplice. Posto il fatto che ognuno ha dei diritti in quanto cittadino, in quanto essere umano, io non vedo quale diritto debba acquisire un'entità, quella diciamo della coppia omosessuale, ma anche la coppia di fatto eterosessuale, nel momento in cui non c'è un contratto, quindi il matrimonio, definiamolo un attimo così, o qualora si volesse concepire un contratto. Io mi chiedo com'è possibile che la società, che ha deciso di aiutare la famiglia solo perché la famiglia rappresenta il presupposto per la continuità della società, della comunità nazionale, e pertanto si decide di aiutare la famiglia, l'educazione dei figli, eccetera, eccetera, com'è possibile fare questo per una coppia omosessuale? Quindi è un discorso, direi, quasi logico, non è un discorso religioso, è un discorso di principi naturali. Perfetto, mi hai lanciato un amo, il brainwashing, detto così anche la PAS, quindi la sindrome di alienazione genitoriale, il lavaggio del cervello che viene fatto da alcuni bambini che sono vittime di separazioni conflittuali. Per quanto riguarda i bambini che si ritrovano a vivere in situazioni del genere, o anche in coppie che mantengono l'entità familiare, quindi sono una famiglia, ma hanno bisogno di sostegno, avete una proposta? Guardi, le posso dire, visto che anche lei mi fa venire qualche cosa in mente, questo della PAS, noi dobbiamo stare molto attenti che in questa vicenda purtroppo spesso drammatica, che si ripete nel territorio, di divorzi e separazioni spesso conflittuali, non si inserisca in modo inquietante il lavoro dei servizi sociali, e quindi poi attraverso anche la PAS e attraverso tutta una serie di passaggi non si arrivi poi all'affidamento a strutture di servizi sociali. E Dio non voglia, c'è stato lo scandalo del Forteto, è uscito recentemente, che sicuramente avrete seguito, che ha messo in luce che accade, non dico spesso, non dico raramente, ma accade che determinate strutture svolgono tutto un altro ruolo da quel che ci si aspetta rispetto ai bambini. Quindi molta attenzione a questo. Io ritengo che nel dubbio, e lo dico da padre, nel dubbio i figli debbano stare con la madre, ma mai, a meno che non insorgano delle situazioni veramente eccezionali, passate a strutture sociali. E poi queste strutture sociali devono essere non controllate, controllatissime. Certo, ci rifacciamo poi anche al caso Cittadella, ma poi anche alle varie case famiglia che vengono definite business case famiglia, perché siamo intorno ai 2 miliardi di euro, insomma cifre spropositate.
Faccio ancora due domande. Eutanasia e carceri. Insomma, la recente condanna di Strasburgo sulle nostre carceri italiane parla chiaro. Voi cosa ne pensate? Guardi, per quanto ci riguarda la nostra tradizione giuridica, in questo, Forza Nuova si riconosce in questa tradizione giuridica che vede le carceri come gli ospedali e le scuole, come tre istituzioni, direi anche fisicamente, immaginiamoci, che vanno tenute a livelli alti di civiltà. Pertanto dobbiamo concepire certamente le carceri, è forse utopico dire che siano solamente dei luoghi di rieducazione, ma devono essere luoghi di punizione e di rieducazione, non solamente di punizione, e soprattutto non devono diventare poi il percorso per entrare fermamente nella criminalità, oppure entrare in discorsi psicologici gravissimi di danni che si possono ricevere all'interno di un carcere. Per quanto riguarda l'eutanasia, sono chiaramente contrario, per un semplice ragionamento anche qui logico: la vita ha un inizio e ha una fine. L'uomo non può toccare né l'inizio e né la fine, non è mai padrone della vita, né di quello, con tutto il rispetto per quella che è la gravidanza della donna, che è un momento magico, interessantissimo, né la madre ha il possesso del figlio nel momento in cui è nel grembo, né il marito o la moglie hanno il possesso della vita della moglie e del marito nel momento in cui stanno in punto mortis e magari chiedono un'abbreviazione di determinati passaggi. Punti di vista condivisibili o meno, ma quantomeno chiari. Sono certa che sarà interessante avere la tua visione su Monte dei Paschi, tutto quello che sta succedendo. Euro, lira, Monte dei Paschi. Dunque, sicuramente la nostra critica alle banche è una critica fondamentale, proprio alle fondamenta. Noi riteniamo che le banche abbiano abbandonato quello che era il ruolo di istituti creditizi, vale a dire tu fai del credito ma non puoi fare profitto nel credito, o meglio, la funzione sociale del credito è la funzione superiore rispetto a quella del profitto. Purtroppo questa, che era la legge del 36 sulle banche, viene sostituita negli anni 90 da una legge che sancisce che le banche diventano solo luoghi di profitto, e lì inizia il disastro. Quello che ha fatto MPS, in realtà MPS ha esaltato in un certo senso questo mix fra politica e, vedrete tra poco, criminalità, e finanza, portando a un livello di altissima protezione, di altissimi guadagni, una schiera, un'elite di persone che apparteneva appunto alla politica, alla criminalità e alla finanza. Detto questo, per noi il ruolo della banca è molto semplice: le banche, soprattutto la Banca d'Italia, deve essere nazionalizzata, e hanno valore le piccole banche locali, le cooperative, che stanno lì per fare del credito, del prestare, aiutare la struttura economica a prendere quota. Non può esistere un discorso di banche che sono totalmente sganciate da qualsiasi contesto sociale e oltretutto mandano al massacro l'economia. Perfetto, Roberto, ti ringrazio. Noi Senza Per Cosa lascia una finestra aperta su Roberto Fiore, il candidato per Forza Nuova. A presto.